Le prospettive di crescita del settore farmaceutico italiano e l'importanza degli investimenti nel progresso tecnologico sono stati temi al centro dell'evento Scienze e Tecnologia per creare valore, ospitato dallo stabilimento dell'azienda farmaceutica Merck di Modugno, in provincia di Bari. L'azienda, con oltre 196,4 milioni di euro di investimenti negli ultimi anni, ha consolidato la sua presenza in Puglia, attirando risorse europee e nazionali e favorendo lo sviluppo economico e sociale del territorio. Puglia è una regione per noi fondamentale non solo a livello d'Italia, a livello europeo e mondiale. È uno dei siti che noi chiamiamo fondamentale, il cuore del nostro network produttivo a livello mondiale. Noi abbiamo investito in questo sito più di 100 milioni negli ultimi 5-6 anni e abbiamo interesse e volontà di investire altri 50 milioni nei prossimi 3 anni. Di qui noi facciamo esportazioni a 350 paesi a livello mondiale. Come ho detto, questo è un sito fondamentale per il nostro network produttivo a livello mondiale. Lo stabilimento è stato identificato come il luogo ideale per ospitare un dibattito con le istituzioni sul contributo che aziende globali come Merck e più in generale il settore farmaceutico possono offrire al territorio. È un esempio di come imprese internazionali vengono nel nostro territorio a cercare cervelli, quindi non solo più il lato produttivo, e quindi quando tu crei quel connubio in quell'ecosistema dell'innovazione che abbiamo generato tra il mondo ricerca, il mondo della formazione, le competenze e le grandi imprese, allora è facile essere un territorio su cui vale la pena investire. Il farmaceutico è un settore all'avanguardia che va tutelato e incoraggiato. L'Italia emerge come leader globale con oltre 50 miliardi di euro in produzione nel 2023 e una significativa crescita dell'export tra il 2021 e il 2023. La Puglia gioca un ruolo da protagonista grazie al supporto di importanti realtà come Merck. Che produce in Italia, produce qualità, che esporta in tutto il mondo. Da questo sito vengono serviti 150 paesi, quindi siamo veramente felicissimi della capacità che abbiamo, non siamo veramente secondi a nessuno, se puntiamo sui nostri giovani, se ci mettiamo insieme, giovani, capitale umano, capacità aziendale, imprenditoriale, volontà politica della regione, del nostro Stato a puntare su un sud che non sia un sud piagnone che chiede aiuti e assistenzialismo, ma un sud che punta sul creare valore, sul creare ricchezza, veramente non ce n'è per nessuno.